caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. L'ordine discorsivo dominante è riuscito a persuaderci di ogni cosa. Sono riusciti letteralmente a far sì che i sudditi accettassero di tutto e continuano ad agire in questa maniera. Sono riusciti a farci pensare che il diritto di Israele di difendersi possa comportare letteralmente la possibilità per Israele di fare tutto e di più. Ad esempio, bombardare i civili di Gaza. L'hanno fatto. Per esempio, bombardare uno stato sovrano come la Siria. Ancora, bombardare l'ambasciata iraniana in Siria. E, dulcis in fundo, bombardare anche le ONG che portano beni di prima necessità e aiuti a Gaza. Tutto questo è stato fatto, tutto questo, a tutta prima, parrebbe inaccettabile, vergognoso, inammissibile, e invece è stato presentato nella migliore delle ipotesi come un danno collaterale o nella peggiore come diritto di Israele di difendersi. Insomma, a Israele è permesso letteralmente tutto oggi dalla comunità internazionale, e guai a chi osasse dissentire, da che subito verrebbe bollato come antisemita, quando in realtà ci vuole ben poco a dimostrare come la critica delle politiche imperialistiche di Israele non comporta affatto l'antisemitismo. Anzi, chi critica le politiche di Israele può benissimo criticare ugualmente l'antisemitismo come pratica oscena. Insomma, l'ordine discorsivo dominante riesce a farci accettare l'inaccettabile realtà da che ci domina con i concetti e con le parole. Sotto questo profilo aveva ragione Orwell: dominare il cervello delle persone è il primo passo per poi dominarne anche i corpi. E sotto questo riguardo l'ordine turbocapitalistico e imperialistico è davvero imbattibile nelle pratiche di dominio, anzitutto concettuale, quella che io chiamo la violenza simbolica.